Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, il nostro libro delle testimonianze, le vostre testimonianze, i vostri racconti, ce ne sono veramente tanti. Questa email che vedete in sovrimpressione potete inviare la vostra storia, come ad esempio ha fatto Rosario, che oggi ha 27 anni, ma quello che gli è accaduto riguarda tanti anni fa, quando lui ne aveva soltanto 4. Scrive: una sera ero dai nonni che aspettavo mio padre che rientrasse dal lavoro. Poco dopo lui arrivò, lo vidi e gli corsi incontro per abbracciarlo. Questo significa che nel momento in cui lui uscì dalla macchina, Rosario attraversò la strada. All'improvviso una macchina a forte velocità mi travolse, feci un volo di qualche metro e poi andai a finire proprio sotto l'auto. Mio padre era disperato, scesero tutti i miei familiari, mi portarono di corsa in ospedale dove praticamente non davo nessun segno di vita. Ero pieno di sangue, racconta Rosario, che ci scrive da Gela. Quando arrivai in ospedale c'erano tanti dottori, ma ad un tratto io mi misi a piangere e mi svegliai. Così lui racconta attraverso le testimonianze che poi nel corso degli anni gli hanno anche raccontato. Venni portato in rianimazione. Non potendo stare in ospedale, la sera mio padre tornò a casa per cercare di riposare. Nella stanza tutta buia lui vide una luce, un bagliore. Papà restò freddo, impassibile, a bocca aperta. L'indomani, quando mi svegliai, scrive Rosario, raccontai a mia mamma che cosa era accaduto. Io ero con un vecchio con la barba, ed ero in braccio a lui che passeggiavamo. Ma mia mamma mi rispose che non conoscevamo nessuno in famiglia con la barba, e nello stesso giorno passò una suora nel reparto e mamma gli raccontò il fatto. La suora si avvicinò e subito ebbe un'idea: prendere tutti i santini, queste immaginette, che aveva con sé. Subito tra tutti questi gliene indicai uno che riconobbi e che mi teneva tra le braccia. La suora disse: tuo nonno è Padre Pio. Io quel giorno, scrive Rosario, ero con Padre Pio. Più volte sono stato a San Giovanni Rotondo per ringraziarlo e a ottobre sono stato qui a San Giovanni Rotondo per la prima volta con mia moglie. Padre Pio è il mio protettore e spero che un giorno sarò un vero figlio spirituale.